Emigrare dovrebbe essere una scelta libera, mai l'unica possibile. Il diritto di emigrare, infatti, oggi per molti è diventato un obbligo, mentre dovrebbe esistere un diritto a non migrare, per rimanere nella propria terra. Migrare dovrebbe essere una libera scelta, mai l'unica possibile. Papa Francesco torna a parlare della tragedia che i migranti sono costretti a vivere. Il suo appello è seguito alla preghiera all'Angelus. Fa riferimento alla giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che quest'anno era sul tema liberi di scegliere se migrare o restare. È necessario che ad ogni uomo e ogni donna venga garantita la possibilità di vivere una vita degna nella società in cui si trova, esortato il pontefice. Purtroppo miseria, guerra e crisi climatica costringono tante persone a fuggire. Compito della comunità cristiana è quello di accogliere. Siamo tutti chiamati a creare comunità pronte e aperte ad accogliere, promuovere, accompagnare e integrare quanti bussano alle nostre porte. Il Papa ha poi rinnovato l'invito a partecipare alla veglia ecumenica di sabato e chiedendo ancora una volta la preghiera per la martoriata Ucraina. In precedenza, nel commentare il Vangelo della domenica, il Papa ha messo in guardia del rischio di avere una relazione mercantile con Dio, puntata più sulla nostra bravura che sulla generosità della sua grazia. Dio, spiega, ci chiama in ogni fase della nostra vita. La sua è una giustizia superiore che ripaga tutti con la stessa moneta. Ecco il senso ultimo della parabola. Gli operai della prima ora vengono pagati come i primi, perché in realtà quella di Dio è una giustizia superiore. La giustizia umana dice di dare a ciascuno il suo secondo in quanto merita, ma mentre la giustizia di Dio non misura l'amore sulla balancia dei nostri rendimenti, delle nostre prestazioni o dei nostri fallimenti. Dio ci ama e basta, e lo fa con un amore incondizionato, un amore gratuito.